Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo Sumo Vlog. Dopo un'era siamo tornati sia io che la moto che la possibilità di circolare in strada. Quindi, oggi vi porto in un posto che da tantissimo tempo che non ci vado. Questo posto non è altro che Consonno, la città abbandonata, la città fantasma. Risponderò alle vostre domande, ai vostri dubbi, a tutto quello che vi interessa, come sempre. E in più faremo le solite sfide, non peraltro scelto Consonno, perché almeno possiamo farle tranquillamente lì, senza che siamo in strada, senza che abbiamo problemi di qualsiasi genere. Adesso andiamo a montare un accessorio sulla moto, qua proprio nella natura, perché è un accessorio che si può montare veramente ovunque e vi servirà per andare in giro in moto. Infatti, siccome oggi non so la strada per arrivare a Consonno, dato che sono partito adesso da lavoro, attaccherò questo accessorio. Vi lascio il link in descrizione perché secondo me è uno dei migliori portatelefono in circolazione, soprattutto economici e di marca. Quindi ragazzi, fate un salto sul loro sito, mi raccomando, che per i prossimi viaggi i quali farò, questo sarà l'accessorio rivoluzionario. In più ho intenzione di utilizzarlo per fare delle live su Instagram mentre impenno, mentre vado in giro in moto, ma questo lo potete vedere solo se mi seguite su Instagram e se siete attivi. Bene, tutte le premesse le ho fatte, mi raccomando, non dimenticatevi di commentare con tutte le sfide e le domande per il prossimo Sumo Vlog. Io adesso attacco questo e ci vediamo con la GoPro. Woo! Eccoci qua con la GoPro, ragazzi, scusatemi veramente se l'audio non è al massimo. Vi prometto che per i prossimi episodi comprerò il microfono e si sentirà molto molto meglio. Però oggi dobbiamo un po' improvvisare così, perché io ho montato su questo attacco che è abbastanza particolare. Il suo bello è che può venire in mano senza problemi e lanciandolo si attacca. È un bel magnete che resiste fino a 200 o poco sopra 200 km orari, quindi con la mia moto va più che bene. Prima di partire e prima di accendere la moto, volevo rispondere a una domanda. Ci siamo aggiornati, non abbiamo più foglietto, ora abbiamo le domande sul telefono. La prima domanda è questa: descrivi con tre parole la tua moto. Allora, intanto ho il navigatore già pronto, inizio a mettere il telefono qua dentro. Come descrivere la mia moto? Beh, in tre parole potrei descriverla più volte volendo. Tipo un KTM bianco, tre parole. La mia moto è un KTM bianco. Oppure potrei descriverla come fa un mio amico, che lui la chiama la morte blu. Questa è un po' meno blu, però è abbastanza blu per chiamarla la morte blu. Intanto noi iniziamo a procedere verso Consonno. La moto è ancora un po' scarburatina, in verità. Praticamente è assicurata, revisionata, tutto a posto. E adesso procediamo verso la strada. Ah, ecco perché ha fatto il botto il cane. Che situazione. Ma che roba. Ma si può. Vabbè. E ragazzi, che c'è da dire? La prima sfida da fare è una cosa stranissima che ha scritto un ragazzo che non ho ben capito. E lui praticamente ha detto che devo fare una scommata facendo girare un po' la ruota posteriore, credo, per poi dopo una curva uscire in impennata e fare uno stop. Praticamente lo farò di tornante. Adesso raga, mi è andato il tilt il telefono, infatti c'è scritto iPhone deve raffreddarsi. Vi giuro che è caldissimo, infatti sono stato sotto sole fino adesso, sto morendo con la felpa, non so perché ce l'ho su. L'ho tolto dalla cover perché aveva bisogno di raffreddarsi un attimo e poi si ricomincia. Ragazzi, in verità non so dove sto andando, magari sto andando a casa di qualcuno, ma sarà sbagliatissimo. È giusto, come? Ok, adesso parte la parte divertente. Devo
devo fare al 100%, ma al 100%, una bella revisione al motore per farlo girare bene, perché qua ho un po' di pecche. La porto d'attiglio, così non pago nemmeno io. Scherzo. Grande Atti. Dai. Eccoci quasi arrivati, ragazzi, per un tour a Consonno. Ragazzi, voi non sapete, ma un tempo a Consonno era persino un autodromo, cioè cose assurde. Però per problemi di geologia, infatti questa zona un tempo ha franato, hanno dovuto appunto chiudere quella che doveva essere una parte di Lecco, quella che in cui siamo dentro adesso. Chi segue i miei video sa benissimo di questo posto, sa benissimo di questo posto, sa benissimo di questo furgoncino. Adesso andiamo in fondo, così lo vediamo per bene, e poi andiamoci tornanti. Ecco qua, questo è il fulcro di quello che era un tempo la Las Vegas di Lecco. Non appunto questo rettilineo, era molto più grande comunque, più in là non c'erano tutte quelle piante, veniva usato come autodromo per fare qualche gara così amatoriale, niente di che. Però se volete cercare su YouTube ci sono tanti video a riguardo. In questo silenzio tombale di Consonno vado a rispondere ad alcune delle vostre domande. Raga, cioè, mi stanno arrivando insetti su insetti addosso. Innanzitutto spiegandovi cosa è successo in questa, diciamo, assenza di 2 mesi. Semplicemente per questioni di lavoro e dovevo sistemare completamente la moto. Vabbè, in ogni caso, sono tornato. Adesso pubblicherò video sempre, ogni settimana. Iniziando da questo sumo vlog, che era tipo un'introduzione per i prossimi, che saranno molto molto meglio in compagnia di molti miei amici. E adesso torniamo a registrare in moto con la GoPro. Feeling. Oh, ragazzi, questa moto dona sempre grandi emozioni. Ecco qua, per il vlog di oggi è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo settimana prossima con un edit spettacolare. Attivate la campanella così non avete scuse e non perderete nessun mio video. Vedrete che ogni settimana ci saranno nuovi video. E noi ci vediamo alla prossima! Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.